Sì, ovviamente la sicurezza. Io ho recentemente partecipato a un dibattito in cui ho sentito tante vuote parole da parte dei miei concorrenti che hanno descritto Biella come una città sicura e con i reati in diminuzione. La realtà, lo ha detto lo stesso questore, è che la percezione della sicurezza in questi anni è andata calando e se i reati sono diminuiti, spesso è perché la gente non ha nemmeno più la voglia e la forza di denunciarli, perché quando si tratta di reati minori e tu lo denunci, perdi molto più tempo di quello che lo commette, il quale viene al massimo rimproverato e poi mandato a casa. Tu invece ti trovi a dover firmare tante di quelle carte, essere chiamato più volte, quindi lasciano perdere. Perché Biella purtroppo non è una città sicura, come dicono. È una città che non ha grossi problemi di grande criminalità, però la microcriminalità è molto diffusa e poi è una città che è stata lasciata un po' al degrado, perché è una città che purtroppo è anche un po' sporca, e questo non è un fatto di criminalità, però un fatto di decoro urbano. Decoro urbano perché molte persone vanno in giro per la città e tranquillamente buttano cicche per terra, eccetera. Queste sono cose che non vanno bene per una città che deve tornare ad avere un ruolo importante, perché Biella è una grande città. A Biella sono nate tante cose, anche nella storia d'Italia, cioè la Marmora, Quintino Sella, Giuseppe Pella, primo ministro, il tessile biellese è spettacolare, è venduto in tutto il mondo e dovremmo cercare di rendere la città di Biella attrattiva perché li vengano a comprare qui i nostri tessuti, i nostri armi. Per fare questo c'è bisogno anche di decoro urbano e di sicurezza, oltre al recupero dei giardini esumadini, che è fondamentale. La gestione dei servizi per Biella e per tutti i comuni biellesi è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché abbiamo fatto tante sinergie già nel passato e attraverso un ruolo che la città di Biella deve recuperare ad avere, cioè quello di essere il punto, il fulcro dominante del biellese, noi possiamo fare tante cose. Perché vedete, chi si occupa della città di Biella si occupa in realtà di tutto il territorio biellese. Le politiche positive che Biella può fare si riflettono con benefici in tutti i comuni e poi nelle nostre società partecipate, che comunque sono di proprietà comunale, parlo della società delle acque, parlo della società dei rifiuti, parlo anche della partecipazione che abbiamo in ASRAB, nella discarica, fanno servizi per tutti i cittadini e bisogna puntare all'omogeneizzazione di questi servizi, facendo, come sta facendo già Biella in parte, ma c'è bisogno sulle condizioni di fare un passo in più, e facendo in modo di essere protagonisti della nuova modo di vedere questa società. Io ho in mente una multi-utility, cioè vorrei unire le due società Cordar e SEAB in una società sola che possa essere in grado di occuparsi del ciclo delle acque, ciclo completo, cioè significa fornire sia l'acqua che fornire anche la depurazione, e per quanto riguarda i rifiuti anche fare la raccolta in modo puntuale, spinto, per poter arrivare a dei livelli di eccellenza che sono e siano veri, non quelli che ultimamente stanno pubblicando i giornali, che sono dati secondo me un po' drogati per quanto riguarda la città di Biella, che sta facendo una buona raccolta differenziata, ma non è ancora i livelli a cui può arrivare. Questo è un tema molto difficile da affrontare, un tema importante. L'invecchiamento della popolazione è un tema che riguarda tutta l'Europa. Non sono molto d'accordo con quelli che dicono che dipende poi dalla crisi economica, perché la mia esperienza ho visto che le famiglie più povere hanno più figli di quelle ricche. Dipende un po' da questo modo un po' egoistico che c'è stato negli ultimi anni, per cui la famiglia è passata un po' in secondo piano. Avere dei figli è diventato quasi un problema. Se però riuscissimo a riportare il tema della famiglia al centro, dando dei servizi importanti per chi ha dei figli, che possano continuare le famiglie ad allevarli e anche nella loro attività lavorativa, perché è diventato sempre più difficile, quindi magari con degli asili nido gratuiti, con tante cose, potremmo tornare secondo me ad un recupero della natalità. E poi bisogna fare in modo che i giovani non scappino. Certo, attualmente non è facile, vanno a lavorare o all'estero o nelle grandi città e tra l'altro con grandi disagi, perché non c'è nemmeno un modo per raggiungerli veloce e sicuro. Se noi però migliorassimo le comunicazioni, certamente miglioreremmo l'uscita da Biella, ma possiamo anche sperare in un recupero e un ingresso, perché
perché gente di Milano potrebbe venire a abitare a Biella. Se c'è una certa residenzialità ci può anche essere l'interesse a sviluppare attività qui, perché comunque il popolo biellese è un popolo lavoratore, è un popolo che si dà da fare, che è competente. Per cui dal punto di vista delle capacità lavorative siamo attrattivi, bisogna soltanto migliorare le comunicazioni, soltanto nell'eufemismo, perché è un impegno difficile, ma nessuno ci è riuscito. Non è un compito diretto al comune, ma il comune deve avere un sindaco che sia in grado di battere i pugni quando è ora in regione per poter dire dobbiamo fare dei collegamenti veloci. E io credo che il collegamento veloce sia la prima cosa. Poi bisogna investire sul turismo, che oggi appare essere la risorsa più facilmente raggiungibile e molti giovani possono trovare lavoro in questo campo del turismo. Certo, non possiamo pensare che soltanto ci si possa basare sulla nostra meravigliosa Conca d'Europa e sul santuario, perché è necessario affiancare al turismo religioso anche un altro tipo di turismo, per esempio il turismo commerciale, per andare nelle nostre aziende d'eccellenza a comprare prodotti tessili, o quello che si usa adesso, il turismo sanitario, sfruttando le potenzialità di un ospedale di Biella che è sottodimensionato. Sì, biellesi amano un po' piangersi addosso a volte. Si dice sempre a Biella non c'è mai niente, poi in realtà quando fanno tre manifestazioni di fila mi dice ma non si può neanche dormire la notte, siamo un po' così, un po' tutti in porsi, un po' però desiderosi di fare qualcosa. Ma se a Biella ci sono tante iniziative, ma sono poco coordinate. Se si sfrutta meglio la coordinazione, se si coordinano meglio tutte quante le iniziative di Biella e anche fuori Biella, nei vari paesi possiamo fare qualcosa di veramente utile e importante. Occorre veramente parlarsi, spesso le associazioni non si parlano. Noi abbiamo intenzione di istituire una specie di super coordinamento tra le varie associazioni e attraverso l'assessorato al turismo e manifestazioni dare una mano a tutti quanti per poter fare le manifestazioni in modo più sereno, tranquillo e più accessibile. E poi i biellesi devono ritornare ad essere orgogliosi di essere biellesi, perché oggi c'è quasi una rassegnazione. Io vado spesso a Roma per l'Anci, io sono anche vicepresidente regionale dei sindaci. Il biellese è visto un po' come una terra dimenticata e i biellesi stessi non hanno la forza di farsi conoscere, ma io dico Biella è stata una città importante, come ho detto prima, per tantissimi motivi. Abbiamo delle aziende tessili che sono d'eccellenza. Ci fu un momento, io avevo più o meno la vostra età, in cui tre dei primi quattro tennisti al mondo si vestivano a Biella. Fila, Ceruti, Maggia, eppure noi non siamo riusciti a trasmettere questa immagine di Biella nel mondo. Ecco, Biella deve diventare qualche cosa di attrattivo attraverso operazioni che sono promozione negli aeroporti, promozione dei vari centri, deve farsi conoscere per quello che è veramente e poi diventa veramente un qualcosa di positivo, un volano che trasmette benessere a tutta la popolazione. Biella è una città molto estesa, va da Europa fino a sud, gli Orsi, gli Enico. Il centro di Biella, il cuore, è Via Italia. Innanzitutto bisogna riqualificare Via Italia, bisogna pulire questa città e io sono anche per cambiare la pavimentazione di Via Italia, per renderla veramente più agevole per le camminate e anche per le signore, per tutto. Deve essere lastricata, perché deve dare un'immagine veramente di grande pulizia. In quel posto lì ci vanno i negozi d'eccellenza. E poi tutto questo deve costituire un traino per tutte le zone intorno, perché ogni tipo di commercio deve avere il suo sviluppo, ogni tipo di attività può essere incentivata se arriva più gente. Quindi attraverso un'operazione di pulizia del centro possiamo rivitalizzare la città, possiamo recuperare anche qualche soldo che deve servire per qualificare anche le frazioni dei vari quartieri, perché tutta quanta Biella va tenuta pulita. Il piano di pulizia della città deve essere assolutamente migliorato e i vari quartieri devono essere dei centri vivi, per cui ci sarà comunque per la nostra amministrazione un referente di quartiere che dovrà essere in contatto diretto con il sindaco per qualunque esigenza e cercare di fare delle manifestazioni non solo al centro ma anche nei quartieri in accordo con la popolazione che vi abita.